Taylor è stato reclutato a fare qualcosa per cui... Generatori! Fibri! Bri Whitney è fuggita a Dogtown. Mi serve che tu vada a cercarla. Fuggita? Quindi dovrei aiutarla a nascondersi? No, Bri ha una pista. Devi aiutarla a concludere la sua indagine. Mi pare abbia una corporazione alla calcagna. Ha detto solo questo. La signorina Whitney sembra avere qualche problemino di fiducia. Va bene. Allora, dove la trovo questa donna del mistero? Prima andrai al suo appartamento a Skyline West. Devi recuperare una chiave d'accesso elettronica. E non chiedermi che cosa apre perché non ne ho idea. Contattami quando avrai fatto e ti darò più dettagli.
Piuttosto sciccoso per una giornalista. Ai miei tempi, quelli come lei vivevano in buchi pieni di scarafaggi. Te la dovevi guadagnare, la gloria. Che cos'è? Sul serio, razza di idiota? Ti sembra un bambù, quello? Baciami il culo! Bene, bene, bene. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Oh, interessante. Cazzo, scansionala. Logo Militech, secondo decennio. Deve avere almeno 60 anni. Di certo non l'ha trovata una bancarella di Kabuki. Chissà in cosa si è cacciata questa Bri. Ehi, tu non sei Bri? No. Cosa ci fai qui? Senti, ho le mie faccende a cui pensare. Ti suggerisco di fare altrettanto. Ok, ok, chiedevo solo. Io ho sentito dei rumori e ho pensato che Bri fosse tornata. È da un po' che non la vedo. Sono il vicino. Ho pensato di dare un'occhiata. Ultimamente girano facce losche da queste parti. Di che facce parli? Non so. Di certo non è gente che abita qui. Sembravano dei pistelli di qualche banda, dei criminali da strapazzo. Di a Bri di fare attenzione, ok? Thank you.
tiriamo su il cash. Prima ce ne andiamo da questo posto. Meglio guardarsi intorno. Thank you.
Ferma! Ehi, rilassati! Mi hai ingaggiato tu, hai detto di incontrarci qui! Hai la scheda? Non un altro passo! Cercavi questa? Ah, sì. Scusa, ma sai com'è? Non posso fidarmi di nessuno. Bene, dammi la scheda, entriamo. Meglio non restare in Bella Vista. Tieni. Potevi dirlo subito che c'entrava la Militech. Mi stai ascoltando? Sì, sì, andiamo. Ok, vediamo se funziona. Per quanto ne so, nessuno viene qui da un decennio e i sistemi risalgono al 2013. Incrociamo le dita. Siamo dentro. I sistemi di sicurezza potrebbero essere ancora attivi, quindi prima tu. Ci sono delle torrette, ma sono spente. Vieni! Merda. La scheda non funziona. Aspetta, guardo se c'è un'altra strada. Di qua, andiamo. Finora abbiamo avuto fortuna, ma non sappiamo cosa faranno questi vecchi sistemi. Tranquilla, ci penso io. La tua faccia! Lo scanner non ti ha riconosciuto! Porca puttana! Ah! Tutto tranquillo ora. Beh, almeno sappiamo che il sistema di sicurezza funziona ancora. Prima emergenza. Stai andando bene. Continua così. Ci siamo quasi.
Avanti, non c'è tempo. Ogni tanto ne va bene una. Ce l'abbiamo fatta. Il mainframe. Lost. Incredibile. Qui ci sono persino file sulla terza guerra corporativa. Già. La Militech ce l'ha messa tutta per tenere testa all'Arasaka. Merda. I più vecchi sono criptati. Ma aspetta. Alcuni sono più recenti, del 2068. Devono aver ripreso il progetto. Vieni, guarda. Ok, sta registrando. Ricercatore senior Ivan McRae, giorno 3 della nostra spedizione di ricerca. Abbiamo spostato dell'attrezzatura nel bunker. Il vecchio sistema di rotaie funziona ancora egregiamente. Un tempo l'avranno usato per trasportare scambiatori di calore dal laboratorio. Qui ci sono un sacco di vecchie ricerche. Vedrò se qualcosa potrà tornarci utile. Quei bastardi volevano riaprire il progetto. Beh, Caesar è riuscito a violare una delle fortezze telematiche. Ha trovato dei frammenti di codice obsoleto. Forse comandi per un'arma? Ora ci serve solo un IA per combinare quello che ha trovato. Lisa sonderà il Blackwall in cerca di potenziali varchi. Eh? Giusto, giorno 39. Grazie, Lisa. Visto. Volevano violare il Blackwall. Giorno 50. 50. Abbiamo ricevuto ordine dal QG di chiudere tutto e tornare a casa. Hanno detto che non siamo più al sicuro qui. Caesar ha preparato tutto. Aspettiamo il ritorno di Lisa. Povera, è nel bunker da 2 giorni. Collegata. O sono 3. Non viene più fuori. Sta cercando di scaricare i dati delle fortezze, ma non possiamo sperare di portarli con noi se ci riesce. Basta. Vado a prenderla, Caesar. Merda. È meglio di quanto pensassi. La Militech che usa un'IA rinnegata per potenziare le sue vecchie armi. È roba grossa. Già. Un'arma segreta della Militech. La voce gira da decenni. Di solito tra un il mondo finisce martedì e Bartmos è ibernato in un freezer. Se fosse importante, lo saprebbero tutti da anni. Stai scherzando? Hai sentito parlare del Soul Killer? Beh, immagina un progetto simile in mano alla Militech. Quella roba ha cambiato il mondo. E non in meglio. Almeno per la gente come noi. Quindi abbiamo tutto. Prendi quello che ti serve, andiamocene. Dante! Che succede? Ciao, Bri. Mi hai fregata una volta, ora basta. Chi sei veramente? Dante Caruso, agente speciale Militech. Fatti da parte, sono qui per Bri. Tu non mi interessi. Sapevo che si stava nascondendo in zona e sapevo che tu la stavi cercando. È bastato aspettare. Grazie. Spero che tu non abbia intenzione di difenderla. Ti avrà riempito la testa di stronzate. Ha detto che gente come te la stava cercando per ucciderla. Mi ha ingaggiato per proteggerla. Cristo santo. Ti ha detto di essere una giornalista, vero? Già.
L'unico giornalismo di cui si occupa serve a spalare fango sulla nostra concorrenza. Ah, sento che gli ingranaggi si muovono. Già, Brill lavorava per la Militech. È vero? Sì, ho accettato il lavoro per avere accesso ai loro archivi. Devi credermi, sono vicina alla verità e vuole fermarmi. Un altro problema di comunicazione. Tu non sai come ragiono, ma io di certo so come ragioni tu, Bri. Sei come una banderuola. Da chi prendi i soldi ora? Dalla Rasaka? Dalla Netwatch? L'analista che ti dava informazioni, Caesar M. Harris. Sai che l'hanno fatto fuori, vero? Che vuoi dire? Bri lo fa solo per i crediti. Il problema è che a causa sua faranno fuori chiunque sappia del progetto, inclusa te. È quello che vuoi? Vuole solo spaventarci, V. Lo sai. Scusa, Bri. Fermalo, V. Il laboratorio è troppo piccolo per tutti e due. Avanti, lasciata scendere. No! No! Puoi uscire. Grazie, V. Davvero. Quello che diceva è vero? Sul serio, l'uomo che ha provato a ucciderci ti importa di quello che pensava? Sì, ho scritto articoli da 4 soldi, sponsorizzati. Dovevo pur pagarmi l'affitto. Il problema è che un giorno ti svegli, ti accorgi di vivere in una discarica e che sei un rifiuto. Allora l'ho fatto. Ho cambiato vita. Non pensavo di esserne capace. Eppure, eccomi qua. Qual è il piano ora? Pubblico l'articolo. Poi mi faccio una lunga vacanza. Lontano da chiunque sia sulle mie tracce, specialmente i killer corporativi. Sei stata di grande aiuto, V. Va pure. Recupero da sola il resto dei file.